4 ruote per 4 zampe è l'operazione che vede la troupe di Videoadozioni percorrere l'Italia nei canili della Lega Nazionale per la difesa del cane, a bordo di una 500 ibrida della casa automobilistica Fiat, che contribuisce così alla realizzazione del programma. Ogni giorno da 70 anni la Lega Nazionale per la difesa del cane si batte per salvare la vita di migliaia di cani abbandonati, maltrattati, non rispettati. Quattro zampe in TV, visite canili per dare ai nostri amici una possibilità di adozione. L'aiuto ed il supporto di una casa automobilistica è di vitale importanza, dunque grazie Fiat. Come ogni programma ha una copertina, questa è la copertina della trasmissione di oggi. Non potevamo non tornare alla sede della Lega Nazionale per la Difesa del Cane dell'Aquila per due motivi. Uno, per ascoltare i consigli e le descrizioni di Christian, bellissime. Due, per ricordarvi che il rifugio ospita 350 cani, 70, ben 70 maremmani abruzzesi. Loro sono l'avamposto, gli ultimi nati. Christian, bentornato, grazie. Cucciolo 1, cucciolo 2, non hanno ancora nome, vi attendono qua. Sì, non hanno ancora un nome loro perché sono appena arrivati, era una cucciolata più numerosa, una delle tantissime cucciolate di cui ci riforniscono purtroppo le aziende di allevatori della zona. Era una cucciolata di 7 esemplari, purtroppo 5 sono morti a causa probabilmente del parvovirus. Sono rimasti loro 2, come vedete non possiamo farli uscire perché ancora non possiamo toccarli perché ancora non ne seguono tutta la profilassi vaccinale, sono veramente appena arrivati. Sono un maschietto e una femminuccia e come vedete sono meravigliosi. Sono bene, una copertina facile, una copertina in discesa, è vero, ma una copertina. Dunque benvenuti, 350 storie, 10 le abbiamo raccontate, 2 sono qua, ne rimangono, ci attendono Greg, Federica, Pierre per presentare una bella rassegna. Che dici, partiamo? Partiamo. Guarda, loro sanno cosa significa fame, sofferenza, abbandono. Loro ci chiedono aiuto ogni giorno. Toby è stato investito e lasciato in fin di vita sulla strada. Piccolo è stato lanciato da un'auto. Benji è stato picchiato per tutta la sua vita. Dona il tuo 5 per 1000 alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ogni giorno si impegna concretamente per salvare le loro vite. Bene, iniziamo dando un bentornata a Federica, la nostra volontaria di riferimento, importantissimi volontari nei rifugi. Lui è Rombo, giovanissimo. Sì, Rombo giovanissimo, è un cane di 2 anni, anche lui trovato sul territorio, è arrivato qui che aveva delle difficoltà con le persone, come la maggior parte dei cani che vengono raccolti sul territorio, e lui è il classico esempio di cane che, con il quale per lavorare ci siamo fatti aiutare dagli altri cani. Ecco, cani presi sul territorio spesso hanno delle grandissime capacità sociali con diciamo i loro colleghi cani, ma hanno difficoltà magari con l'etero specifico, quindi con l'uomo. Noi ci siamo fatti aiutare da altri cani a conquistare la fiducia di Rombo e adesso è diventato un cane quasi morboso, diciamo, un grande coccolone. Questa è la nostra controcopertina. Io mi sento in colpa quando presento i cuccioli, Christian. Sandro, 9 anni di canile su 10 anni di vita. I cuccioli li presentiamo perché non crescono in canile. Lui ha una vita in canile. Sì, lui ha una vita in canile perché ovviamente purtroppo è sempre difficile far adottare cani di taglia grossa, quindi se non si riesce a farli adottare già nel primo anno diventa sempre molto più difficile. Noi è arrivato che già aveva 1 anno, lui aveva anche delle problematiche, delle difficoltà un po' particolari perché era un cane molto esuberante, non andava d'accordo con gli altri cani, c'è stato tanto lavoro, ma ovviamente i tempi di lavoro all'interno di un rifugio sono piuttosto lunghi. Si sta chiedendo perché mi tenete ferma. Sì, dice, sono uscito dal box, voglio andare a correre, voglio giocare, voglio annusare, voglio fare, e ora ce lo rimanderemo subito. Una famiglia sì, perché? Perché se lo merita, no? Perché se lo merita, perché è un cane che assolutamente non ha fatto nulla di male per stare qui, è un cane che sicuramente non ha mai dato problemi e non ne darà a nessuno per nessun motivo. Forza Sandro. Forza Sandro, sempre forza Sandro. Quanti segugi nei canili? Solo forse per la loro rimissività, per la loro bontà, straordinari, eppure ne vediamo troppi.
Pure ne vediamo troppi perché, come per quanto riguarda i cani degli allevatori, così i cani dei cacciatori spesso e volentieri vengono lasciati riprodurre senza criterio e abbandonati sul territorio quando non sono adatti. Questo è Zerinol, è un segugione di 8 anni, da 6 anni in rifugio, anche lui catturato sul territorio come il 90% dei cani che abbiamo. È un cane che veramente non riusciamo a spiegarci il perché sia in rifugio, perché è un cane perfetto sotto tutti i punti di vista, ecco, esuberante nonostante i suoi 8 anni, è ancora argento vivo, ma è un cane molto relazionale. Una provocazione: il cane adulto si affeziona meno del cucciolo? Assolutamente no, è assolutamente sbagliato questo, anzi con un cucciolo abbiamo molte più probabilità di fare errori, mentre il cane adulto, bene o male, il carattere l'ha già sedimentato, possiamo adattarci, possiamo cercare di capire qual è il cane adatto a noi, qual è quello che è disposto a condividere la vita con noi, ma senza dubbio il cane è un animale da branco e quindi cerca un branco, e se siamo bravi a dargli un branco il cane è disposto ad affezionarsi a noi senza problemi. Ed ora Pierre ci ha portato a Nubio, quello che dovrebbe essere la presentazione agli adottanti. Il cane tranquillo, separato, pronto per andarsene a casa, direi. Sì, anche se non si direbbe, perché lui è proprio una rinuncia di proprietà, è un cane che, a detta dell'ex proprietaria, dava dei problemi, aveva dei problemi in casa, dei problemi con le persone. E ovviamente anche qui c'è stato un grandissimo lavoro da parte nostra, da parte degli operatori, dei volontari, riuscire a farli sentire a casa, dare una routine, dare sicurezza. E ecco qui abbiamo Nubio, che invece adesso è veramente un cane perfetto sotto tutti i punti di vista. È un cane anziano, diciamo, di 8 anni. Vediamo che è un mix di pastore abruzzese, è un cane che va conosciuto e va capito, ma può essere apprezzato sotto tutti i punti di vista. Tutti noi pretendiamo che loro ci ascoltino, che loro facciano ciò che noi chiediamo, magari con la voce, e invece loro sono diversi, sono cani. Esatto, cioè se noi partiamo dal presupposto, soprattutto ancora di più con questi cani, questa tipologia di cani, pastori, presupposto che debbano fare ciò che diciamo noi, allora non la spunteremo quasi mai, è veramente difficile. Loro sono cani che non cercano un padrone, sono cani che cercano un compagno, un collaboratore, una persona, un vero leader che sappia accreditarsi non per ciò che vieta ma per ciò che dà. E noi spesso i proprietari invece si concentrano su ciò che il cane non deve fare, ma non dicono mai cosa vorrebbero che il cane loro facesse. Cristian, mi viene difficile non considerare il lato estetico quando presentiamo degli maremmani abruzzesi, perché comunque è un grande loro punto di forza. Sì, è un grande loro punto di forza e purtroppo anche un grande punto di debolezza, perché spesso e volentieri si sceglie questo cane appunto per il lato estetico. Lui è Lino, spettacolare. Sì, lui è Lino, meraviglioso, è un cane di 7 anni, anche lui è stato preso sul territorio, è un cane bellissimo, simpaticissimo, è un cane testardo come tutti quanti i pastori abruzzesi, e che difficilmente te la fa spuntare se cerchi di dominarlo, come si suol dire. È un cane che ha bisogno veramente di un compagno che sappia fare squadra con lui, a quel punto veramente lui è in grado di dare veramente il massimo. Lei, Roberta, che ringraziamo per la collaborazione. Alle spalle io prego i nostri amici di dare un'occhiata alle 30-40 storie che tu chiedi di venire a leggere, che non potremo presentare in questa trasmissione, ma che devono essere tenute in considerazione. Vanno tenute in considerazione, appunto, come dici benissimo tu, come storie e non come cani, perché ognuno di loro ha un vissuto che l'ha portato purtroppo a sviluppare sia dei punti di debolezza ma anche dei grandissimi punti di forza. Quindi il lavoro grosso che va fatto appunto è questo: trovare i punti di forza e i punti di debolezza di ogni storia e lavorare su quelle, non lavorare sui comportamenti. Sì, i primi momenti di conoscenza sono fondamentali per quella scintilla che deve scoccare con l'adottante. Boh, è stato straordinario. Sì, Boh è stato straordinario, perché è un cane veramente amante della vita. È un cane che ha 11 anni, è entrato qui con delle problematiche gravi nel rapporto con gli altri cani, e invece adesso è una delle nostre punte di diamante nelle classi di socializzazione. Quindi è un cane che, anche se noi non vediamo l'ora di riuscire a farlo adottare, ci dispiacerebbe veramente tanto separarcene, perché lo usiamo tanto, ci aiuta tanto nei lavori di socializzazione dei cani, perché è un grandissimo comunicatore, un cane equilibrato, un cane che riesce a mantenere anche un certo il volume adeguato nella comunicazione degli altri cani, ad essere assertivo senza mai essere aggressivo. È veramente un cane che ci dà delle soddisfazioni enormi, e per questo vorremmo premiarlo con un'adozione d'oro.
Cristian, ti leggo nel pensiero, amai prendere in braccio un cane. È vero, ma le esigenze di ripresa di Donatella ci costringono a fare ciò. Sì, anche perché Donatella è un cane molto diffidente, infatti è strano trovare un cane di piccole dimensioni all'interno di un rifugio, perché in genere sono quelli che vengono adottati subito, a meno che non hanno dei gravi problemi. Lei era un cane molto diffidente, ci stiamo lavorando sopra, ha fatto dei progressi incredibili, però ecco, c'è ancora un po' da lavorare. Sicuramente in famiglia, nella famiglia adeguata, i risultati potrebbero arrivare prima, perché lei ha un grande potenziale. Il timore spesso allontana l'adozione, la paura nel rifugio, nel box e tutto, è curabile? Il timore è assolutamente curabile, ma il timore forse è il lavoro che richiede più pazienza, nel senso che il cane deve avere la possibilità di metabolizzare un attimino le cose di cui ha paura, deve riuscire a dargli un significato e una marcatura differente, e per fare questo c'è bisogno di tanta pazienza. Quello che dico sempre io è fare un passo avanti ci vuole tanto tempo, ma farne 10 indietro è un attimo, quindi se cerchiamo di calcare la mano siamo destinati a fallire. Che dire ad Elaide? Elaide possiamo dire che è un cane che ha avuto una vita sfortunata, perché anche lei è entrata in rifugio praticamente da giovane e è rimasta qui perché aveva dei problemi fisici sui quali abbiamo dovuto lavorare. Adesso è completamente guarita, ma purtroppo nel frattempo è diventato un cane anziano, e diventando un cane anziano il suo indice di adottabilità è crollato vertiginosamente. È un cane di 9 anni, è un cane che va d'accordo sia con le persone che con gli altri cani, non ha nessun problema, è molto equilibrata, molto pacata, non è un cane fastidioso, non è un cane di quelli che non trovano mai pace, ma anzi un cane che cerca proprio la pace e la tranquillità magari di una famiglia. Concludendo, caro Cristian, vorrei ricordare ai nostri amici che hanno visto i cuccioli all'inizio che potrebbero diventare come Balbo, anzi diventeranno probabilmente come Balbo, però con una caratteristica: non vi tradiranno mai tutta la vita e vi staranno accanto, vivranno per voi tutta la loro vita e voi magari potete ad esempio ripagarle con tanto affetto, potete ripagarle facendo squadra con loro, potete ripagarle permettendogli di fare la guardia. Ricordiamoci che una delle lamentele più grandi che abbiamo è che questi cani tendono a fare la guardia, ma noi dobbiamo permettere a questi cani di fare la guardia nel modo giusto. Sono cani appunto molto territoriali, dobbiamo saperlo questo qui, e questa territorialità può essere un punto di forza come può essere un punto di debolezza. Vorrei sapere tutto di Balbo però, la sua storia. Allora, Balbo è un cane di 10 anni, un pastore abruzzese di 10 anni, è entrato qui per una rinuncia di proprietà perché è stato un cane morsicatore, è stato quindi etichettato come cane aggressivo, considerato quindi un cane non adottabile. In realtà anche su di lui il solito lavoro che è stato fatto è quello di riuscire a capirlo, capire i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza e riuscire a metterlo nella situazione di maggior agio possibile, in modo tale da non farlo gravitare sul problema. È un cane che con noi non ha mai avuto problemi di nessun tipo, ma è un cane dal quale noi non pretendiamo niente, non abbiamo mai preteso di mettergli le mani addosso, nonostante lui sia un cane che si fa toccare senza problemi. Io vorrei a questo punto ringraziare la squadra dei volontari alle nostre spalle, le girls, Greg, Pierre, Roberta, Ilaria, abbiamo Federica, che hanno condotto i cani, una squadra giovane, perché comunque il futuro dei nostri amici a quattro zampe sta in voi ragazzi, in voi giovani, in voi... Stanno i giovani che dobbiamo cercare di cambiare un po' questa mentalità retrograda che abbiamo sul mondo del cane e della cinofilia. Assolutamente, io devo concludere, 350 storie, ve ne abbiamo raccontato una ventina. Varcare la soglia del rifugio dell'Aquila vorrebbe dire leggere altre storie. Tu li accoglierai di sicuro. La mail di Cristian compare in onda, perché volete parlare di pastori maremmano abruzzesi, lui è disponibile. Io ti ringrazio per la disponibilità, ci ritroveremo in Italia sicuramente ancora. Grazie a voi della possibilità che ci avete dato. Benissimo, rivediamo i nostri amici, grazie a tutti voi per l'attenzione, buona adozione a tutti.
guarda, loro sanno cosa significa fame, sofferenza, abbandono. Loro ci chiedono aiuto ogni giorno. Toby è stato investito e lasciato in fin di vita sulla strada. Piccolo è stato lanciato da un'auto. Benji è stato picchiato per tutta la sua vita. Dona il tuo 5 per 1000 alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ogni giorno si impegna concretamente per salvare le loro vite.